Ciao e benvenuti su Viathlet. Come allenare le trazioni? Oggi vi mostrerò degli esercizi propedeutici per allenarle al meglio e renderle il più tecniche possibile. Andiamo! I principali muscoli che vengono attivati durante la trazione sono le scapole e il dorso. Quando ci appendiamo per fare una trazione, infatti, è bene mantenere l'addome e il resto del corpo rilassato. Vediamo come. Da qui rilassiamo il corpo, deprimiamo le scapole e saliamo in chiusura. Adesso vi mostrerò tre tipi di attivazione scapolare che fungono da esercizi propedeutici alla trazione. Andiamo a vedere quali. Partiamo dallo scapula pull-up. Una volta che siamo appesi, rilassiamo il corpo. Pensiamo a puntare il petto verso l'alto attivando le scapole. Torniamo e torniamo su. Ok. Secondo tipo di attivazione, lo sblocco a 120 gradi. Stessa cosa anche qui. Addome rilassato, corpo rilassato. Attiviamo puntando il petto verso l'alto, i gomiti rimangono stretti e deprimiamo al massimo le scapole, salendo fino a 120. Torniamo. La parte più difficile è il mantenere le scapole ferme, bloccate, basse a 120 gradi. Terza ed ultima propedeutica, isometria con la fronte attaccata alla sbarra. Andiamo a vedere come svolgerla. Ci posizioniamo in questa posizione. Da qui controlliamo bene le scapole, incolliamo la fronte alla sbarra, presa supina, e stacchiamo i piedi. Rimaniamo in isometria qualche secondo, sempre controllando le scapole. Addome rilassato il più possibile e petto aperto. Ragazzi, questi erano i tre tipi di attivazione scapolare che prendo sempre in considerazione per andare a lavorare sugli aspetti tecnici della trazione. In più sono molto utili come esercizi di rinforzo. Noi ci vediamo al prossimo video.